Vabbè, fa andare. Intervento sulla storia di Ponte Carega, di Montechiolo. Due parole, diciamo, su di noi, sull'associazione che ha organizzato l'evento, che è un'associazione nata da pochi mesi e che ha come obiettivo quello di riappropriarsi del proprio quartiere, cercare di in qualche modo riappropriarsi del nostro territorio, delle nostre tradizioni. In qualche modo cerchiamo di avere quello che fino adesso non ci era stato tolto anche per causa dell'alluvione. Il nostro obiettivo è quello di avere uno spazio verde, un giardino, dare una piazza a Ponte Carega per finalmente far uscire la gente di casa e avere finalmente un luogo di aggregazione dove tutte le persone, dal bambino all'anziano, possono in qualche modo confrontarsi, stare insieme, perché è un modo per fare comunità. Ed è l'unico modo per fare comunità, perché se stiamo tutti a casa dietro un televisore o un computer sarà difficile riuscire ad essere persone, a crescere in maniera consapevole e in maniera completa. E quindi è inevitabile che il discorso va a finire appunto sul riappropriarsi del proprio territorio e in qualche modo cercare di dare un'anima a questo quartiere che dopo il 4 novembre non è morto ma cerca di risollevarsi dalle proprie ceneri. E ora diamo la parola a Mauro. Buonasera, Fabrizio quando mi ha invitato a parlare di Ponte Carega mi ha detto vieni a parlare un po' della storia di Ponte Carega nel nostro gruppetto. Ero convinto che potevi parlare così in una riunione, eccetera, quello che ti interessa è molto, quindi mi fa piacere. C'è gente anche che non è di Ponte Carega, da San Sebastiano, no? Dall'altra parte del fiume. Il fiume di divide, ha chiesto il permesso, siamo pronti, normalmente ci abbiamo fatto la caratteristica di qua. Scale, ripassato un ponte della scala. Io credo che ci siano molte persone che anche stasera interessate appunto al gruppo che difende questo ponte che vogliono buttare giù, ma forse non lo buttano perché non ci sono i soldi. Forse non lo sapete, ma ci sono pochi soldi. Abbiamo raccolto 2.000 firme sul fondo per l'ambiente apposta per cercare di salvare, salvaguardare questo nostro patrimonio storico. Ora lo cerchiamo. Cerco di non essere troppo. Anzitutto perché alle 10 abbiamo molto più fuoco, sapete che c'è. Vabbè, però voglio dire, il comune, c'è un rappresentante da 10 che deve. Allora, due parole, per me Ponte Carega, o meglio, è Carré. È Carré, no? Quando venivo giù a Ponte Carega, andiamo a Ponte Carega. Ponte Carega era il ponte. E come dicevano i vecchi, per me Ponte Carega o il Carré è stata una scuola di vita, perché ho fatto il mio 68 qua, proprio qua. Perché a 12 anni si andava all'Esperia, non so, che era un cinema, dove quando si incontravano le bande di Piazza Adriatica di Ponte Carega, insomma, vedevi il film un po' di Fatima d'animo perché non sapevi se non riuscivi a definire, perché non si vede. Ecco, queste bande, no, di quartiere. Devo dire che erano solo pugni e schiaffi e qualche calcio, ecco. Non erano mai cose troppo violente. E quando c'erano i falò, no? Che quelli di Ponte Carega venivano a bruciare il giorno prima, quello di Montesignano, quelli di Terni, c'erano a bruciare quelli su Pisani, ma era campanilismo. Ecco. Io quasi sempre avevo la peggio, cioè, io ho preso tante botte qui a Ponte Carega che per me è stata una scuola di vita. Me ne ricordo perché ti rimangono senza insegnato, no? Ecco, però venivo raramente, ci venivo portato perché a volte
le bande rapivano e era un gioco, e però vi devo assicurare che sono presentate, la scuola di vita, che tra i presenti ci sia anche qualcuno che me le ha date, però ecco questa cosa, vi dico scuola di vita perché quando c'è stata l'alluvione noi di Terpi non ci abbiamo pensato un attimo a venire qui a spalare, avevamo sui 14 anni, era 70, e io mi sono trovato a spalare, a portare via dei secchi con gente che mi aveva qualche tempo prima ammassolato, quindi ecco, però lo portavamo via il secchio insieme, ecco, è cambiato qualcosa, ci si sorrideva, quindi erano, e devo dire che è stato molto 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 costruttivo. Quindi per la festa del carcere invece venivo giù ai Carré a prendere le offerte per fare la festa insieme a un signore del Novecento, si chiamava Augusto di Bitiri. Veniva a Monte Carrega per cui l'ha conosciuto e sapeva come toccare le tasche delle persone, e devo dire che Monte Carrega è sempre stato tra i quartieri che hanno dato di più, sempre. In soldi, devo dire, ecco. Questo per dirvi i miei... Questo anche per dirvi anche perché questo gusto di Bitiri mi ha trasmesso questo piacere di conoscere le cose dei quartieri, dei paesi. Quindi mi ha trasmesso questa voglia, mi raccontava aneddoti, leggende, cioè, sapeva tutto di tutti, no? E lui e anche un altro di Monte Carrega che era Salvatù Gambaro, è stato priore della confraternita, quindi questi vecchi mi hanno trasmesso questa voglia di sapere. Dopodiché i miei spettacoli costruiti sul narrare di Bacino Musso nascono proprio da questo modo di raccontare comparato da questi vecchi del paese, questo modo di reinterpretare i personaggi. E qui anche su Monte Carrega ce ne sono tante, perché io adesso vi parlerò così e poi vedremo le foto e parlerò sulle foto. Per esempio, partendo dalle fonti scritte, la prima fonte, eccoci, sono documenti del 1276 all'archivio di Stato, dove un Serafino della Volta, che era il castaldo di Tedisio Fieschi, concede a Giovanni Blancardo, Molinaro, un mulino nella vallata del Pisani, un mulino chiamasi alle Carrarie. Quindi siamo nel 1276 e c'era questo mulino. Poi nel 1300 si parla sempre di questo mulino dove il proprietario lo cedeva, però cedeva al mulino e tutto quello che era messo al cuore di un albero. Un albero che era un albero di ontano. L'ontano è un albero che se viene scalfito, fa questa linfa che sembra sangue. Quindi è un albero lontano che è usato per le palafitte, quindi non soffre assolutamente, ecco, l'acqua, è un albero molto forte, però è sempre stato considerato un albero sacro, no? Perché sembra sangue quando si intaglia. E quindi questo signore ha ceduto tutto, il mulino eccetera eccetera, fuorché questo albero. In questo atto sempre si accenna ancora a una strada da buoi, che era detta via Pubulca, che immetteva nel greto del Pisagno. Questa via Pubulca sulla via Pubulca che poi era stata, dagli abitanti segnalata come il punto più semplice per costruire un ponte, quindi dove adesso è costruito il Ponte Carrega c'era questa via Pubulca che portava dall'altra parte dove c'era la strada, la via nazionale, la via Romea, che di qua eravamo tutto greto fino agli anni 20, no? Quando hanno costruito poi la strada. Nel 1502 Battista De Corsio, che però era detto anche De Carraris, De Corsio era di Campi Corsi di San Gottardo, quindi abitava a San Gottardo, però era nato qui alle Carré. I figli, Giovanni, Bartolomeo e Pauletto,
installeranno un mulino alla cerposa di Rivarolo perché questo diventava inattivo nel 1502 e quindi questo mulino è da considerarsi non vicino al greto ma abbastanza a monte dalla chiesa, insomma ai piedi della chiesa, non pensate ma proprio sul Bisagno, era più a monte. L'altro mulino era quello della torre, che è quello che è vicino al cimitero di Montesignano, è il mulino della torre che ha funzionato fino al 1800, finché i francesi non hanno bruciato tutto per mettere alla fame la popolazione. Quindi fino al 1800 quel mulino della torre ha funzionato. Poi i francesi sono portati via le pale e hanno dato fuoco a tutto. E di questo non c'è solo la memoria storica, c'è proprio la memoria orale, perché il bisnonno di Rico Gambaro, che abitava nella casa dei Gambaro, che era detta anche casa del latte, è quella casa che adesso è vicino a quel bosco che sta crescendo, è quella che è la casa del latte, suo bisnonno gli raccontava che aveva visto passare i francesi con le pale del mulino, quindi è un racconto direttamente orale. Quindi gli abitanti nel 1743 esponevano alla signoria il loro grave disagio di recarsi al Genova durante le piene del Bisagno, costretti infatti a attraversarlo a guado per raggiungere sull'opposta sponda l'antica via Romea. Tenete conto che non era solo per il Ponte Careghe, ma tutti i contadini che arrivavano da Santo Giuseppe Montesignano e dovevano andare dall'altra parte sulla via per portare tutti i loro prodotti al mercato in centro, o il latte che aveva confluiva tutto il latte della valle alla casa del latte, quella dei Gambaro, e poi lo portavano a Borgo Incrociati, dove c'era appunto la città. E qua c'è una leggenda che parla di questo Pasquin Gambaro, che era un ragazzo che era alto 2 metri, era un bel armadio, e portava il latte a Borgo Incrociati. Quando l'hanno preso in giro, gli avevano detto che l'avevano già pagato e che stesse zitto perché era un paesano, quindi tu paesano. E lui cosa ha fatto? Per risposta gli ha strappato un'orecchia, gli ha strappato che, scusate la digestione, se l'è mangiato. Questa è la leggenda, questo per dirvi dei Gambaro che sono sempre dei tipi da... La storia dice da degli amici. Gambaro è uno dei più antichi cognomi che ci sono nella zona, perché quando si sono fermati a Bavari, non avevano più voglia di combattere i Longobardi, hanno deciso di spandersi per le vallette e quindi sono diventati contadini, mantenendo sempre nel DNA, insomma, il Longobardo che c'ha nel loro. Nel 1788 siamo alla costruzione del ponte, e qui il ponte è stato costruito con soldi di un ex che era emigrato in America, certo Andrea Canevello. Questo Canevello ha dato parecchi soldi, però c'erano dei protettori del ponte che andavano in giro a cercare soldi, tra questi c'era un certo Carrega, che era questo qui, è la news che forse è stasera, perché io ho sempre creduto che il ponte fosse il ponte alle Carrare, non il ponte Carrega, invece c'entra un Carrega, perché era il protettore di un ponte, era un Felice Carrega, erano due fratelli, Gaetano e Felice Carrega, che avevano non tante case di proprietà, ne avevano una di proprietà nella zona sopra la chiesa nuova di Montesignano, però erano delegati dalla signoria di Genova di raccogliere le offerte per il ponte, e questo Felice Carrega si è iscritto alla confraternita, è stato iscritto per 2 anni alla confraternita, però si è portato via un bel gruzzo di 600 lire dell'epoca da parte di tutti i confratelli che avevano dato i soldi per finire il ponte. Quindi Carrega erano i protettori del ponte, come dire, quelli che dovevano in qualche modo salvaguardare
costruzione e cercare offerte in giro. Questa, come dire, l'ho scoperto leggendo l'archivio della confraternita, non è scritto da nessuna parte, da nessun archivio storico, però Carrega in qualche modo questo era. Poi nel 1800 c'è stata una grande battaglia tra gli austriaci e i francesi, sotto le arcate del ponte, 1800, il primo maggio del 1800. E il 24esimo reggimento francese assaliva gli austriaci e ne faceva tanti prigionieri. Nel 1850 si ferma alla fermata del ponte Carrega l'omnibus che arrivava a Porta d'Archi, trainato da 4 cavalli, i posti erano 11, 8 all'interno e 3 all'esterno. Qui siamo nel 1850. Per parlare invece dei prigionieri, come sapete tutti, la cementifera è stata costruita perché la guerra del 14, un prigioniero austriaco che era ai lavori forzati su dalle parti del Forte dei Ratti, vicino dove c'è la cava, aveva scoperto, appunto, era un ingegnere, quindi era ai lavori forzati, però aveva scoperto appunto che zappando aveva scoperto qualcosa di molto interessante. Quando è tornato in Austria, cosa ha fatto? Ha comprato tutto il Zeicherella, tutta la piana, e ha costruito la cementifera. La cementifera, c'era, come ingegnere ci lavorava all'inizio anche il padre di Vittorio Gassman, che era appunto austriaco all'inizio. E questo prigioniero appunto è iniziato nel 1920 perché è stata costruita la cementifera, e la storia la sapete. Nei secoli scorsi le carrè, diciamo in genovese, erano proprio il fulcro, diciamo, erano il capolinea, perché qui si fermavano, grazie al ponte, era un po' il capolinea di tutto, i carri, con i cavalli si fermavano, c'erano le stalle, un cavallo proseguiva e gli altri rimanevano qui nelle stalle a Ponte Carrega, perché tanti erano carrettieri, compreso mio nonno, che aveva proprio le stalle qui a Ponte Carrega, e poi proseguiva con un cavallo fino sulle altre più vecchie. E la prima lancia parcheggiata qua a Ponte Carrega, e i proprietari erano questi Ferrando, che erano dei turisti di Staglieno, che avevano questa bellissima lancia, però non potevano arrivare certo sulla Sartosio perché la strada non era costruita, quindi parcheggiavano proprio qua a Ponte Carrega. Quindi questo fatto di questo punto, erano nate molte trattorie, perché diciamo che le case non erano molte, non erano molto abitate. Ad esempio, per darvi un'idea, dei censimenti, allora abbiamo dei censimenti nel 1771, erano praticamente 5 case da una parte al di là, diciamo, del fossato, e 3 case al di qua del fossato. Nei censimenti si diceva al di qua del fossato, al di là del fossato, delle carrare. Quindi era molto più abitato dalla parte più a monte, verso la chiesa, no? Invece da questa parte c'era già questa, diciamo, trattoria o osteria, che non era ancora quella di Paolo dell'Ottocento, Novecento. Però siamo nel 771 e insomma questi erano i numeri. Nel 1796, come dicevo, si parla di questa casa di Felice Carrega, che era proprio quella dei paravani sopra la chiesa nuova, e di lì è legato poi al Ponte Carrega. Nel 1848 ci sono
86 persone, 86 abitanti qui a Ponte Carega con 13 famiglie. Nel 1892 aumentano e sono 31 famiglie e 176 persone, questo nel 1892. E le case sono abbastanza, sono... ci sono sempre, sia dal 1771 la casa del campo c'è sempre, poi c'è già dal 1770 c'è la casa dei viali, quella che vi dicevo dei Gambaro. Le case del Molinetto c'erano già nel 1770, al Molinetto dove c'erano i canepa, i suoi abiti. E quando hanno costruito la cementitra le hanno distrutte, era un borghetto di tre case, nel 1770 era solo una casa. Poi c'erano le case delle Carrare, come dicevo, al di qua e al di là del fossato, dicevano. I nomi che c'erano, diciamo, al di là erano Galgero, che abitavano nella casa proprio ai piedi, quella casa che ha detto adesso deve essere dei Nano. Era casa dei Manenti. Erano i conducevano sotto la casa dei Manenti era questa, quella dei Gambaro e poi più. I Manenti di chi? Di questi del palazzo, che erano il palazzo, erano quello il palazzo dove adesso vive il palazzo il signor Pignello, Villa Grimaldi. Che è dentro la 1600, metà del 600, eh? 1616, grazie. Poi è passata in Durazzo, nel 1771 è passata in Cattaneo, nel 1800 è in Burlando, nel 1848 è in Marré e nel 1870 è in Chiarella. Quindi nel giro ha cambiato i nomi proprietari. Vi dico questo non solo perché il palazzo ha cambiato i proprietari, ma anche tutti i proprietari delle case di Ponte Carega erano di questi signori, quindi di conseguenza cambiava il proprietario, anche gli affittuari erano sempre a cambiare padrone ogni volta. Quindi... Allora, torniamo a questo fatto che c'erano molte trattorie. Una cosa divertente, nel 1600, intorno, diciamo, a metà del 600, un certo Gambaro, e questo è nell'archivio di Stato, si è messo a fare, come dire, locanda all'aperto, con 4 barili di vino. Il vino era un vino che si faceva qua, che era detto Montecignano, era un vino a sprigno, un tipico vino bianco, a sprigno. Si è messo a vendere questo vino, quindi 4 barili di vino. Chiaramente sono arrivati subito le guardie, le ha fatto chiudere la bottega perché non doveva stare lì. Quindi se c'era, però voglio dire che c'era molto, molto passaggio in giro, no? Non è che lo smetta a vedere lì dove non c'è passaggio, vuol dire che non a caso poi sono andate queste trattorie, la trattoria dei Paolotti e anche la trattoria dei Nocetti. Erano, come dire, ognuno stava un po', ad esempio i Paolotti erano clericali, i Nocetti no. Perché? Perché le prime riunioni socialiste, i sovversivi socialisti, si facevano nella trattoria dei Nocetti, dove partecipava il parroco di Montesignano, che era filo socialista. I Nocetti erano padre. Sì, però la trattoria era. Però sì, ecco, diciamo che c'erano queste riunioni e questo parroco partecipava, non andava certo dal clericale Paolotto, ma andava dai docenti che erano socialisti. Da Paolotto andava al curato, con Mascardi, con molte notizie di vedere. I Paolotti c'era il Giacomo, detto Paolotto, che era del 1848, ecco, è un personaggio straordinario questo Giacomo, di sentito parlare. Di Giacomo me ne ha raccontato la sua nipote Cicetta, che poi si vedrà nel 1912, ho tutto un CD
deciso che mi ha raccontato come era la cucina, le poesie, eccetera, eccetera. Perché ho registrato tantissime cose di questi anziani, no? Quindi per non vanno perse, solo con la memoria. Quindi questa Gigetta mi ha raccontato di questo suo nonno, che era un bel tipo, nel senso che le mandava a giocare tra le 11 e l'una di giorno, perché l'altalena era collegata alla pompa dell'acqua. E le bambine, dondolandosi, portavano l'acqua dalle cucine. Ed era obbligo, la Gigetta mi diceva tante volte non aveva voglia, però era obbligata, era il suo lavoro quello di andarsi a dondolare. E Paolotto ha regalato la campana maggiore alla chiesa di Montesignano perché era un appassionato di musica, soprattutto di campane. Lui aveva questo, per addormentarsi aveva un concerto di campane attaccato al letto, dove metteva le dita e si suonava la ninna nanna con queste campanelle. Metteva sempre l'orologio a posto a mezzogiorno col cannone del Rigi, quindi era sempre molto regolare. Si è fatto crescere la barba quando è diventato vedovo, ha cominciato a farsi crescere la barba. Ed è un personaggio straordinario. Dunque, nella trattoria dei Paolotti il menù era minestrone o ravioli, fritto all'italiana, latte dolce. Poi, queste cose le ho già dette. Prima di passare alle foto, che poi parlano le foto da sole. Queste trattorie, come chiaramente, sono poi cresciute perché con l'avvento del gas nel 1903 e la costruzione della strada nel 1920, la cementifera nel 1920 e qui lo sviluppo di Pontecarega è stato chiaramente con la strada si è sviluppata tutta questa parte che guadagnava sul greto del disagio. Quindi portava chiaramente questi operai che erano quasi tutti baresi perché non soffrivano il caldo e quindi potevano lavorare sulla strada, e bergamaschi non soffrivano la fatica. Tante famiglie poi si sono fermate, quindi anche a Montesignano sono stati tanti baresi, tanti bergamaschi che poi sono fermati. Altre cose? Allora, lo vedremo meglio nelle foto. Il Pontecarega, come sapete, era di 14 arcate, è stato tagliato proprio a metà, dove c'era la Madonna, la cappelletta della Madonna, l'edicola della Madonna, e se non arrivava proprio nella piazza, e si vede, poi si vede molto bene. Quando spegniamo la luce si vedrà meglio. C'è Sbarbaro che ha messo Pontecarega in poesia. È quella che appunto il movimento Pro Ponte vuole lapidare, no? Incidere su marmo. Questa poesia che è lunga, sotto strano. Magari mettete solo una strofetta. Sbarbaro, ecco, parlo della trattoria dei Paolotti. Quindi Sbarbaro, Camillo Sbarbaro, insomma, stiamo mica parlando, abitava in Via Montano, quindi c'è la casa, sì, la lapide, certo. Quindi Sbarbaro dice: si ingannarono i miei occhi quella sera o Pontecarrega, è in marrone.
La stagione originiva al cono cui la borgata si immertica, pezzato di vigne. Alla ruggine ai mattoni comunicò la nuvolaglia del tramonto un insolito spicco. Fumarono le prossime pendici, attinti gli alberi del greto, allampanati, bruciarono fiamme chete. Dal rogo scampavano solo le querce del sagrato, Ponte Carrega arrossiva. I torvi picchi dei forti in corona erano giganti che assistevano alla nascita d'una rosa. Il prodigio durò poco. Un attimo ancora la borgata splendette un più raccolto lume, quasi lo tramandassero le case arroventate, un lume di pietra preziosa. Quindi, a spegnere tutto, cominciarono a calare uccellacci le ombre. Al ritorno esprimeva l'ultima luce la vetrata limone dei Paolotti. Sul ponte di Tozza Pietra bambinelle si davano la mano a girotondo. Di là del fiume il caffè dei velocipedisti sbadigliava per i buchi delle porte la noia della giornata. Ponte Carrega, rosso fiore, colto dagli occhi una sera come un ricordo d'amore tra le pagine chiuso. Nei giorni seguenti si svolgeva un torneo di scherma e alcune gare velocipedistiche a carattere internazionale. Diceva tra l'altro l'invito a tali gare. Oggi, in cui il velocipede non conosce più confine e tutti affratella i velocipedisti del mondo, voi pure d'oltralpe venite, la destra amica vi stendono i velocipedisti italiani sulla gone delle nobili gare. Campo delle gare, dice un giornale dell'epoca, è la vasta e delicata pista della Colombo, lungo quel torrente bisagno che sono stato allietato dai cedri, ricordati in un verso famoso di Alleato Aleardi, lungo i cedri del nativo bisagno, avevo suggerito alla vasta e immaginosa mente di Alessandro Dumas la nota definizione bisagno, un fiume al quale si farebbe volentieri la carità di un bicchiere d'acqua. La pista sorge in uno dei punti più belli della vallata e precisamente presso il Ponte Carrega. Poi qui il fatto che, quando vi dicevo degli omnibus, il biglietto, sul biglietto c'era scritto Ponte Carrega, Porta d'Archi, non c'era scritto Carrare, Porta d'Archi, perché fermava dall'altra parte, per quello è il, diciamo, l'errore di continuare a chiamare Ponte Carrega. Per parlare un attimo le foto, se andiamo a buio. Thank you.
terrorizzare gli americani, che devono volere adesso, l'ha buttato su un servitamento, tutti i giorni ha capito che non c'era più forte, un servitamento, perché una volta che non serve a niente, tutta la due cose.
campano e quello con le mani sui fianchi, che è il figlio di Paolotto. Tecchini era nella squadra di canto di Pontecarega, nel gruppo teatrale San Raffaele di Montesignano, nella squadra di calcio San Michele, era ovunque, era ovunque. Ed è rimasto per 43 anni segretario della confraternita. È un grande attivista, quindi Cambaro, Francesco, che abitava poi la finalità della presa. Poi abbiamo a fianco Baiardo, Giuseppe, il padre di Angelo Baiardo. Il padre, sì. Poi in fondo dei pantaloni bianchi era questo signore che era il maestro, si chiamava maestro Scarfò, che era il maestro della zona, che era siciliano e parlava sempre in siciliano molto spesso. Però si è amalgamato in tutti, erano il maestro, però era in tutte le associazioni anche lui. Non c'era assolutamente nessun tipo di razzismo nei confronti di qualcuno venuto da fuori. Poi abbiamo, diciamo, quello più grande al centro è Minollu Rocca, il papà della Olga Merceria di Montesignano, di Pontecorvo, e anche lui, direi, era un grande attivista. Allora, questa squadra loro facevano torneo, giocavano tra loro, tra quartieri, non c'era torneo, ma si sfidavano tra paesi. Comunque, come vedete, il campo c'erano le porte chiaramente senza. Oh, questi ragazzi, diciamo che avevano imparato a fumare andando al campo dei velocipedisti. Le prime partite delle squadre che giocavano lì nel campo, nelle tribunette, questo me lo raccontava Culli, che c'è sua figlia con i ragazzi venivano mandati dai genitori a raccogliere le cicche, perché fumavano, erano molto nervosi anche al tempo, fumavano molto e quindi raccoglievano il tabacco e lo portavano a casa, però anche loro poi se ne raccoglievano anche contro loro e iniziavano a fumare anche loro. Grazie, domani. Questa è una veduta con la strada, questa. E la cimentiera si vede molto chiaramente. Ovviamente questa siamo la strada è degli anni 20, quindi la cimentiera degli anni 20, sì, siamo avanti. Cioè siamo nel 40, 40, 50 anni. Andiamo avanti. Ecco, questo è un. Qui c'è una foto del 1880. Però è difficile da. Vedete le case della Pontecarega si contano, anche a Montesignano, in alto dei Terpi. La Terpi vecchia è quella più, diciamo, abitata. Santo Eusebio è sparso come. In questa foto si riesce addirittura a vedere la chiesa di San Michele di Meri, dove adesso c'è il Baiardo. C'era ancora il campanile. Vedete anche sulla la costa, ecco, era molto abitata la costa, in cima. Questo va di sempre, le zone di costa sono le più abitate perché sono le più tranquille e le meno pericolose. La Valpisania era frequentatissima nel Settecento di briganti, quindi non a caso gli abitanti di Santo Eusebio passavano dalla Torretta e andavano a Genova passando da Quezzi e Marassi, perché la strada di Fiume era pericolosa perché c'erano i briganti, anche perché c'era la strada da via Romea, quindi passavano a Roma. Quindi c'è solo un bosco. La cosa interessante è anche il fatto della dogana, no? Come avete visto, da sempre i confini di Stato erano a San Gottardo, nella zona dei Campi Corsi, no? Campi Corsi perché? Perché
erano cattivissimi, cioè non lasciavano passare nessuno. E, ad esempio, quando c'era da prendere un brigante, il brigante se era vivo te lo pagavano un tot, se era morto te lo pagavano meno, loro lo ammazzavano direttamente perché non avevano problemi. Cioè, erano molto. La Ducale è rimasta parecchio, sapete che c'era la Pesa, la Vigny, e diciamo che da Ponte Carrega, dalla parte di Via Laiasso, partiva una specie di reticolato che non si poteva oltrepassare perché si andava, di qua eravamo fuori Genova, e le donne quando si portavano le uova eccetera al mercato erano quasi sempre incinte perché facevano finta di avere pace e seno molto prosperoso perché passavano con le uova ovunque per non pagare il tasso e passavano tutto a piedi verso la torretta e lì c'erano tutte le guardie d'Azio. Sempre stata una zona avanti. Questa è sempre la stessa. Ecco, questo è come adesso, lo stesso punto più o meno anche. Questa è la volcano. Sì. Qui siamo i gas, c'è il carbone. Vedete la un fondo sono le casette che adesso è stata costruita la chiesa di. Le casette erano state costruite per gli sfollati della guerra, così come le baracche di Piazza Adriatico, no? Erano molto più. Poi Piazza Adriatico, vedete già quando hanno costruito Piazza Adriatico. La cementitola si vede sempre, dov'è? Questo di Ero Spendi che ha avuto la disgrazia di fondare Genova. E la strada che passa sotto, quindi vedete, non so, vedete il muro della strada? Sì. Lì stavano costruendo la strada di sponda a sinistra, il muro della farmacia, però il ponte era ancora, non è stato buttato giù. Prima hanno costruito la strada e poi hanno buttato giù il ponte. Si vede chiaramente. Queste sono le baracche di Piazza Adriatico. C'è ancora la galleria? La galleria c'è ancora e sarebbe
passare nella strada privata per portare sul materiale, non era gratuita. I signori, realmente i signori, facevano sempre pagare questi contadini, però agevolavano perché riuscivano ad andare sul territorio, quindi svertivano un po' tutte le costruzioni. Quello di Omerga. A fianco, sì, sì. Qui siamo nella trattoria di Paolotto. Paolotto è questo qua seduto, il patriarca. Sempre Paolotto, ecco, questa foto al centro, come vi dicevo, io ho intervistato la Cicenza, che era quella bambina che mi aveva detto suo padre. Però ci sono degli altri, cioè che King, che come vedete è molto ben vestito, è il secondo. E a fianco a questo ragazzo di Baglietta, che era chiamato Signorin, perché veniva dalla città. Nella città la domenica a mangiare nella trattoria di Paolotto, poi si giocavano, erano compagni con che quindi di collegio, perché Paolotto ha voluto che uno dei figli studiasse, gli altri invece gli altri due figli più grandi erano già in trattoria. Dietro di Paolotto, se vedete, c'è Don Mascardi, che era il curato, e dietro Don Mascardi c'è un Rocca, che era Luigi, il papà di Mimmi Rocca, che aveva avuto 16 anni, si atteggiava molto, come ho detto, perché aveva la sigaretta, quindi il fatto di fumare, si sentivano due uomini, no? Questa è sempre la foto del... Quella che era il servizio alle 23 negli anni, perché quella che è la